via alla celebrazione del 208° anniversario della fondazione dell'Arma dei Carabinieri, nel corso della quale è prevista la partecipazione di numerose autorità provinciali. Oltre ad uno schieramento di formazione di militari, vi saranno i labari di varie rappresentanze istituzionali locali, il personale delle sezioni sannite dell'Associazione Nazionale dei Carabinieri in congedo, le vedove e gli orfani dei militari dell'Arma caduti in servizio. Nel corso della manifestazione sarà data lettura del messaggio del Presidente della Repubblica e dell'ordine del giorno del Comandante Generale. Poi interverrà il Comandante Provinciale, il Colonnello Germano Passafiume ed infine verranno consegnate alcune ricompense ai militari del Comando Provinciale che si sono distinti in attività di servizio. Continua a diminuire il numero dei ricoverati presso i reparti Covid-19 dell'azienda ospedaliera San Pio di Benevento. Complessivamente sono 18 i positivi, dei quali 15 sanniti e 3 di altre province. Un paziente sannita guarito è stato poi dimesso. Sono 1.561 i positivi al Covid-19 nelle ultime 24 ore, a fronte di 10.927 eseguiti con un indice di contagio al 14,2% in Campania, 15 i posti letto di terapia intensiva occupati, 318 quelli di degenza ordinaria. Gli studenti Unisagno sono stati i protagonisti al Festival dell'Economia di Trento. 9 giovani, divisi in 2 gruppi, sono stati infatti tra i vincitori della challenge intitolata Visioni di Futuro, dedicata a studenti universitari, dottorandi, allievi delle scuole di direzione aziendale. L'iniziativa ha inteso raccogliere, valorizzando i giovani, idee e soluzioni rispetto a 2 grandi sfide del nostro tempo, parità di genere e transizione energetica. La rubrica TV7 SOS pone l'attenzione ancora una volta sul degrado generato dall'inciviltà dei cittadini. Le aiuole e parte di via Raffaele e del Cogliano sono stati infatti presi d'assalto probabilmente da una notte brava di qualche comitiva. Cartoni, bottiglie, bicchieri, buste, pacchetti di sigarette e vetro ad inquinare la zona. È caccia agli inzivados. I cittadini e gli abitanti della zona chiedono, tramite la nostra redazione di TV7 SOS, più responsabilità da parte di tutti i cittadini, in particolar modo dei giovani, in zone da loro frequentate. Presso il Teatro Romano di Benevento è stata celebrata la Veglia di Pentecoste. L'arcivescovo di Benevento, Monsignor Felice Accrocca, ha invocato insieme ai fedeli lo spirito di pace, perché porti al mondo quella pace che il Cristo risorto ha lasciato come suo dono. Dopo la preghiera è stata organizzata un'agape fraterna presso l'oratorio Giardini Angela Merici. Momento emozionante e suggestiva iniziativa della Curia di Benevento. Ai microfoni di TV7, l'arcivescovo di Benevento, Monsignor Felice Accrocca, intervistato da Alfredo Salzano. La Pentecoste è la nascita della Chiesa, potremmo dire il compleanno, via. E allora la veglia vuole esprimere visibilmente anche la diversità, no, in questa unità. Quindi ci sono persone di diverse età, di tutti i paesi, di diverse esperienze. Ecco, vogliamo dire proprio questo, la Chiesa è questa sinfonia delle differenze, mettere insieme persone che sono distinte ma non distanti. Abbiamo detto che c'è una grande partecipazione, ma tanti giovani abbiamo visto, tanti bei sorrisi. Questo è un segno consolante, in fondo abbiamo bisogno anche di ritrovarci insieme, no? Dopo questi anni, queste cose, abbiamo bisogno di un linguaggio anche corporeo, fisico, da riprendere. Ecco, la Chiesa che si avvicina al popolo sempre di più e lo fa anche in un luogo, come abbiamo detto, simbolo, quello del Teatro Romano, insomma, è anche un po' per dire uscire fuori, no? Anche questa è un'uscita, un uscir fuori. Vivi la tua estate da sogno. Hotel Venezia, il tuo soggiorno ideale. Nel cuore di Vasto Marina, a pochi passi dalla spiaggia, l'Hotel Venezia unisce alla vicinanza del mare il privilegio di godere la vita del borgo marinaro. L'Hotel Venezia vi accoglierà con il suo staff cordiale e competente per rendere la vostra vacanza indimenticabile. Hotel Venezia è in via Alfonso Marchesani a Marina di Vasto. Per info 0873 801475. Thank you.
C'è grande attesa per conoscere le caratteristiche principali del progetto di ricerca sperimentale ORMA, che saranno illustrate dalle ore 11 alle ore 16.30 nell'Aula Magna dell'Unifortunato, alla presenza del sindaco di Benevento Clemente Mastella e dei vertici delle istituzioni coinvolte. Si chiama Emergenza Sanitaria Covid-19, modello di prevenzione sperimentale multidisciplinare integrato nei disturbi alimentari e disturbi da stress post-traumatici con orticoltura, mindfulness, interventi assistiti con gli animali. Il progetto di ricerca elaborato dall'Università Cattolica in collaborazione con il Ministero della Salute e l'Istituto Superiore di Sanità. L'associazione NITRI, operante presso il centro Ippico Tufini di San Giorgio del Sannio, presieduta da Elena Iannotti, si occupa di interventi assistiti con il cavallo e orticoltura. Il programma dell'intera giornata sarà coordinato dalla giornalista Maria Grazia Tetti. Sarà discussa in Consiglio regionale alle 15.30 la mozione a mia prima firma presentata sulle carenze dell'accordo quadro Regione Campania, Rete Ferroviaria Italia circa la tratta Benevento-Avellino-Salerno. In aula chiederò un voto del Consiglio affinché deliberi di impegnare la Giunta a porre in essere con urgenza tutte le iniziative necessarie a rendere definitivamente realtà il collegamento della città di Avellino e provincia con alta velocità e alta capacità attraverso una modifica dell'accordo quadro. Così, in una nota, il consigliere regionale della Campania del Movimento 5 Stelle Vincenzo Ciampi. Venerdì pomeriggio, presso la sala del centenario del convento della Madonna delle Grazie di Benevento, si è tenuto un interessante e partecipato incontro su Armida Barelli, una santità laicale, promosso dall'Arcidiocesi di Benevento, dall'Associazione Cattolica Diocesana, dalla provincia Santa Maria delle Grazie, dei frati minori del Sannio e dell'Irpinia e dal Laboratorio per la Felicità Pubblica. All'iniziativa è intervenuto Ernesto Preziosi, storico e vice postulatore della causa di beatificazione avvenuta il 30 aprile scorso, della fondatrice della Gioventù Femminile di Azione Cattolica e cofondatrice dell'Università Cattolica del Sacro Cuore. Sulla figura di Armida Barelli Preziosi ha realizzato un bel libro dal titolo La zingara del buon Dio. Ha presieduto i lavori Monsignor Felice Accrocca, arcivescovo di Benevento, che al termine ha celebrato in Basilica una messa di ringraziamento per la beatificazione della Barelli, una donna vigilante aperta alla storia. Lunedì 6 giugno sarà in edicola come sempre il Sannio Quotidiano con la musica Benevento e i protagonisti, l'originale rubrica ideata e curata dal maestro Enrico Salzano, critico storico musicale che questa volta punta le sue luci su Torna il premio alla carriera artistica in città spettacolo. 16ª edizione, sempre sulla pagina Cultura e Spettacoli, a firma dello stesso autore Enrico Salzano, appare il benvenuto alla dottoressa Caterina Meglio, che ritorna alla guida del Conservatorio Statale di Musica Nicola Sala di Benevento. PM Ufficio, via Meo Martini 37 Benevento. L'unico obiettivo è la soddisfazione del cliente. PM mette al tuo servizio una grande cartoleria, dove puoi trovare tutti gli articoli per la scuola e l'ufficio, oltre ad una vasta gamma di articoli da regalo. PM Ufficio, unica sede via Meo Martini 37 Benevento. Noi di Banca Popolare Pugliese offriamo ai nostri clienti un servizio premium di private banking, con consulenza di portafoglio avanzata e personalizzata. Anche così il Mezzogiorno cresce. Banca Popolare Pugliese, nel grande Mezzogiorno d'Italia. Attese con ansia le parole che il presidente del Benevento Calcio, Oreste Vigorito, pronuncerà lunedì pomeriggio alle 18.30 dopo l'incontro che ha avuto venerdì scorso con il sindaco del capoluogo sannita Clemente Mastella, che ha sancito la ripartenza del club giallorosso con l'iscrizione al torneo di Serie B e la sua formalizzazione con tutti gli altri adempimenti. Adesso bisognerà capire di che natura sono le riflessioni di cui si è parlato qualche ora fa e che certamente il presidente Vigorito esporrà per capire meglio il futuro del Benevento Calcio. Gli obiettivi da raggiungere. Dopo i 2 anni di stop causa Covid, è ripreso il tradizionale evento della Giornata Nazionale dello Sport presso l'impianto sportivo Pacevecchia dell'Oste del Rugby Benevento. Svolte una serie di attività sportive prevalentemente a carattere ludico, aggregative e promozionali di varie discipline. Sfilata di bandiere dei partecipanti con la benedizione dell'arcivescovo Felice Accrocca.
L'Independent Marano di Napoli trionfa nella Shalom Women's Soccer Toner Italia Cup 2022, evento calcistico femminile di apertura della 37esima edizione del trofeo Shalom, di scena allo stadio comunale di Pietrelcina Lino Mastronardi. La compagine partenopea imperversa per 5-1 in finale sulla Salernitana. PM Ufficio, via Meo Martini 37 Benevento. L'unico obiettivo è la soddisfazione del cliente. Grande novità, progettazione, fornitura e installazione del giardino verticale per un ufficio elegante ed innovativo. Licheni naturali al 100%, PM vi permette di creare in poco tempo pareti verdi perfette per godere di un angolo relax anche in ambiente lavorativo. PM Ufficio, unica sede via Meo Martini 37, Benevento. Bentornati nel nostro salone. Oggi vi presento il nuovissimo trattamento di laminazione creato con il prodotto T-Bolli a base di cheratina naturale Trioxy. Questo trattamento non fa altro che dare luminosità, eliminare il crespo e dare molta morbidezza ai vostri capelli. È adatto per qualsiasi tipologia, capello colorato, naturale e decolorato. Queste sono le nuove promo. E inoltre nel nostro salone dal 1 aprile sono partiti i servizi estetici. Perché da noi la bellezza è per tutti. È tutto con questa notizia, vi aspettiamo alla prossima edizione del VG7 Flash, oppure vi invitiamo a consultare la versione online delle nostre news www.tv7.net oppure sull'app TV7 Benevento scaricabile gratuitamente su tutti gli smartphone.